Buongiorno, oggi è 23 giugno 2023, ben ritrovati da Francesco Capo ad una nuova edizione di Corto TG. Se vi piace la nostra informazione, ritenete meritorio, utile quanto stiamo realizzando, vi chiedo un contributo libero attraverso riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello in sovraimpressione. Grazie di cuore a chi lo ha fatto e grazie a chi lo farà, grazie a chi sostiene la vera informazione indipendente. I governi dei paesi membri dell'Unione Europea vogliono spiare i giornalisti. Il Consiglio dell'Unione Europea ha pubblicato la bozza di una legge sulla sorveglianza intrusiva dei giornalisti, che consentirebbe di infettare con un software spia i loro telefoni e computer se un governo nazionale lo ritenesse necessario. Originariamente la legge dell'Unione Europea, proposta a settembre, era stata pensata per tutelare la libertà di stampa e di informazione. L'articolo 4 intendeva vietare misure che costringessero i giornalisti a rivelare le loro fonti, nonché l'uso di software spia sui telefoni e computer e ogni altra forma di sorveglianza sulle loro comunicazioni. Nel Consiglio dell'Unione Europea, dove i rappresentanti dei 27 governi dell'Unione Europea negoziano a porte chiuse, il governo francese ha chiesto e ottenuto una modifica all'articolo 4. In questo modo, attività di spionaggio nei confronti dei giornalisti e l'utilizzo di software spia contro di loro è stato reso possibile se giustificato da motivi di interesse nazionale. I governi di Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Lussemburgo e Grecia avrebbero esplicitamente sostenuto la richiesta francese. Nessun altro rappresentante governativo dell'Unione Europea ha sollevato obiezioni, secondo le indiscrezioni pubblicate dal sito Politico, che cita come fonte un rapporto diplomatico tedesco. 2 anni fa, un'indagine congiunta compiuta da The Guardian, Le Monde e Washington Post ha mostrato come gli agenti statali dei servizi segreti in diversi paesi abbiano usato il software di spionaggio Pegasus di fabbricazione israeliana contro i cittadini, compresi i giornalisti in Ungheria e in altri paesi. In Grecia l'anno scorso è emerso che diversi giornalisti sarebbero stati presi di mira dallo Stato utilizzando la tecnologia di spionaggio Predator. Il giornalista greco Thanasis Koukakis ha scoperto che il programma di intercettazione Predator era stato installato sul suo smartphone nell'estate del 2021, mentre indagava sul riciclaggio di denaro e sulla corruzione presso la banca greca Piraeus. In Spagna, invece, le autorità avrebbero utilizzato software di spionaggio contro i giornalisti che si occupavano del movimento indipendentista catalano. Con le modifiche volute dal Consiglio dell'Unione Europea, queste attività di spionaggio nei confronti dei giornalisti potrebbero diventare legali. Restiamo a parlare sempre di Unione Europea. Le istituzioni comunitarie vogliono allentare le restrizioni sugli OGM. Una bozza di regolamento prevede che piante ottenute attraverso modifiche genetiche siano approvate come naturali e non sottoposte alle restrizioni previste per gli OGM. Il cavallo di Troia per far entrare gli OGM nei campi e sulle nostre tavole è il cambiamento climatico. Funzionari di Bruxelles hanno affermato che le nuove tecniche di editing del genoma sarebbero vitali per gli agricoltori per far fronte ai cambiamenti climatici come la siccità e le inondazioni. Le nuove tecniche di editing genetico consentirebbero di avere pomodori resistenti ai funghi oppure grano resistente alla siccità. Gli OGM verrebbero etichettati come prodotti convenzionali e non necessiterebbero più di valutazioni dei rischi e di apposite autorizzazioni. L'editing genetico è una forma di ingegneria genetica in cui i geni possono essere eliminati o aggiunti da specie uguali o simili. Un esempio potrebbe essere la giunzione di una varietà di grano con spiga grande che porta a rese elevate con uno stelo spesso che la rende più resistente al vento. Due sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno equiparato i prodotti ottenuti da tecniche di modificazione genetica agli OGM. Diversi studi scientifici hanno mostrato come queste tecniche di editing genetico possano alterare in modo non voluto il DNA, con conseguenze ancora ignote sulla salute umana e sugli ecosistemi. Il principio di precauzione riconosciuto in ambito comunitario dai trattati dell'Unione Europea non consentirebbe alcuna deregolamentazione degli OGM oppure alcuna deroga alle normative sugli OGM. La bozza di regolamento avanzata dalla Commissione Europea verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Parlamento UE il prossimo 5 luglio.
I lockdown hanno determinato l'aumento di disturbi psichiatrici e psicologici nei giovani. Uno studio dell'Università di Manchester, pubblicato sulla rivista The Lancet, ha rilevato un più 42% di disturbi alimentari tra i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Sono aumentati del 38% anche gli episodi di autolesionismo. A causa delle serrate generali, il numero di giovani in cerca di aiuto per problemi di salute mentale è aumentato vertiginosamente, passando da una stima del 12,1% dei bambini nel 2017 al 17,8% nel 2022. I bambini più piccoli, quelli di età compresa tra i 7 e i 10 anni, hanno registrato l'aumento maggiore. L'autore principale dello studio dell'Università di Manchester ha suggerito che l'isolamento sociale, l'ansia, l'interruzione dell'istruzione e l'eccessiva esposizione alle influenze negative dei social media hanno lasciato molti bambini con la sensazione di aver perso il controllo sulla propria vita. Ciò porterebbe ad aver contribuito allo sviluppo di disturbi alimentari. La chiusura delle scuole ha avuto inoltre un impatto devastante anche sulla istruzione. La percentuale di alunni che soddisfano i parametri di riferimento di alfabetizzazione e matematica alla fine della scuola primaria è scesa dal 65% nel biennio 2018-2019 al 59% nel biennio 2021-2022. Con questa notizia si conclude il Corto TG, l'edizione del 23 giugno 2023. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale della informazione indipendente cliccando il tasto iscriviti su YouTube. Grazie, ad un prossimo aggiornamento da parte di Francesco Capo.